Tendana alla fine vince con pienissimo merito su un Piacenza che ha giocato tutta la partita con troppo sussiego, l'insegna del potrei ma non voglio. Insomma, una squadra che poi giustamente ha pagato dazio, che con quell'organico potrebbe fare ben di più. La Tendana alla quarta partita con Mimmo Caso in panchina dimostra invece di essere diventata una squadra vera, compatta in difesa, salda a centrocampo e davanti Mario Frick che come la prende la mette dentro. E infine Dionigi. È entrato soltanto nella ripresa contestato per tutta la partita, alla fine ha creato l'azione dell'angolo e il gol vittoria. Beh, una bella risposta da giocatore veramente con gli attributi. Ma andiamo a vedere le immagini. Per un quarto d'ora si rischia un bel sonno ristoratore a Liberati, ma la sveglia a tutti la da Rigoni, elegante palleggio aereo con un gran tiro appena fuori. Ma il prologo al lancio di Peluso per Mario Frick che scatta secco e brucia la difesa. Poi brucia in dribbling anche Campagnaro, tiro sul primo palo e Cassano coperto e battuto. Al 18esimo Ternana 1, Piacenza 0. Rivediamo il dribbling di Frick al 12esimo gol e il tiro furbo e preciso. A Ternana rimane avanti, al 30esimo ancora Rigoni, un bel tiro appena alto. Poi al 42esimo Cordia parte dal centro, fa tutto bene eccetto il tiro su Cassano, ma da lì occorre metterla dentro. Così dopo il gol fallito, solita condanna della legge del calcio. Angolo di Bocchetti e splendido colpo di testa di Cacia che batte Berni. È il 44esimo, Ternana 1, Piacenza 1. Ancora la prodezza di Cacia, per lui 14 reti. Eccolo lì. Con le immagini preparate da Fausto Saglia passiamo alla ripresa e non succede nulla, ma proprio nulla per 44 minuti, fino a quando cioè la Ternana batte un angolo. Testa di Dionigi, carambola con salvataggio sulla linea di Bocchetti. Infine 46esimo. Ancora la Ternana discesa sulla sinistra, appoggio a Dionisi e gran destro, grande esterno che batte il portiere avversario per il gol della vittoria. Ternana batte Piacenza 2-1. La Ternana vince ancora, supera in classifica l'Avellino e adesso è a soli 3 punti dalla salvezza. Il Piacenza gioca meglio, spreca troppo e alla fine incassa la 9ª sconfitta stagionale. Caso recupera in estremis Marco Rigoni, in attacco schiera Corvi al posto di Dionigi. Iachini è senza gli squalificati Patrascu e Luca Rigoni e gli infortunati Moscardi e Abate. Dopo un quarto d'ora la prima vera occasione per la Ternana. Corvi dalla sinistra serve al centro per Rigoni che elude l'intervento di Stella e calcia al volo, ma la sua bella conclusione termina di poco fuori. Un minuto i rossoverdi passano in vantaggio. Frick scatta sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore, salta anche Campagnaro e mette il pallone sul primo palo superando Cassano. Per lui è la 12ª rete stagionale in 28 partite. La rete dell'1-0 sembra dare una marcia in più alla Ternana che si muove con scioltezza. Il Piacenza fa fatica a reagire ma poi al 23esimo si rende pericoloso con un calcio d'angolo di Degano che viene allontanato da Berni. L'occasione dà fiducia ai biancorossi che poco dopo vanno in gol con Degano. Romeo però annulla per un fallo di mano di Riccio sul rinvio di Fattori. La Ternana non sta a guardare, al 30esimo è di nuovo protagonista. Appoggia a Rigoni che dalla lunga distanza si coordina bene ma non ha fortuna con il pallone che si alza sopra la traversa. Ma è al 41esimo che i padroni di casa hanno l'opportunità più importante per portarsi sul 2-0. Splendida l'azione personale di Corvia che salta tutta la difesa piacentina ed entra in area di rigore. Cassano è però bravissimo ad opporsi e a salvare così il risultato. Al 44esimo però gli uomini di Iachini trovano il pareggio. Angolo di Degano e colpo di testa vincente di Cacia che firma così il suo 14esimo gol in campionato. Nella ripresa a caso inserisce Dionigi per Corvia, una mossa che si rivelerà azzeccata. Ma a partire meglio è il Piacenza, al terzo è Degano a pennellare al centro un gran pallone per Cacia che ha tutto il tempo per prendere la mira ma la sua conclusione è da dimenticare e Fattori riesce a liberare. Al 15esimo è ancora Cacia a farsi vedere dalle parti di Berni, il suo colpo di testa su cross dalla destra di Sardo viene deviato sul palo dall'estremo difensore rossoverde ma Romeo ferma l'azione per fuorigioco dello stesso attaccante biancorosso. E uguale sorte tocca al 31esimo a Dionigi che prova la girata di testa ma anche in questo caso la sua posizione è irregolare. Proprio al 90esimo però i rossoverdi ottengono la rete partita. Ottimo il traversone dalla sinistra di Frick, straordinario il tocco di esterno destro di Dionigi che fulmina Cassano. Per lui è la terza rete stagionale, un gol bellissimo che vale anche la seconda vittoria interna consecutiva per la Ternana. Per il Piacenza una vera mazzata, ma soprattutto un grosso colpo alle residue speranze di avvicinarsi alla zona playoff. E allora come si fanno 6 punti in 7 giorni? Si fanno con il carattere, con la personalità, con la determinazione e poi con un gol pazzesco come quello realizzato da Davide Dionigi al 90esimo di questa gara, gol che ha spezzato sostanzialmente l'equilibrio. In una gara che la Ternana ha rischiato anche di perdere, dopo aver subito il gol del pareggio, un po' timorosa. La squadra di Caso ha rischiato in un paio di occasioni nelle sortite del Piacenza, fino a trovare poi quella magia con Dionigi.
Nel Piacenza, beh, va sottolineata la prestazione di Cacia, un giocatore che sta facendo benissimo quest'anno, 14 le reti segnate, ma in generale una prestazione che dimostra che questo è un attaccante che probabilmente, vista anche la giovane età, può fare molto molto bene in Serie A. Per fare molto molto bene in Serie B invece il Piacenza ha bisogno probabilmente di maturità. Una squadra che adotta in maniera molto spregiudicata la tattica del fuorigioco e ha pagato questo in occasione del gol del vantaggio, ma poi in generale che non è riuscita a gestire una gara che poteva vincere, vedi l'occasione di Caccia che invece al 90esimo sul ribaltamento di fronte ha clamorosamente perso. Sono peccati di ingenuità, ma è un Piacenza e comunque con Iachini sta facendo un ottimo campionato, viste quello che erano le aspettative, e comunque fino ad oggi continua a inseguire.